Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. C'è il rischio che oltre alle quattro regioni in zona rossa, che difficilmente riusciranno ad uscirne, se ne aggiungano altre regioni. E così con il procedere delle settimane potrebbe verificarsi la situazione che quasi tutta l'Italia, quasi tutte le regioni, finiscano in zona rossa e di fatto finiscano in lockdown. Poi il Natale sereno e gli acquisti, il cenone, eccetera, eccetera. Naturalmente non si sa quale regione riuscirà ad uscire sotto Natale, nel pieno dell'inverno e dell'epidemia, riesca ad uscire da questi dati per favorire anche quello che è l'economia, perché ricordiamoci che economia e pandemia non fanno solo rima, ma sono legate strettamente, non perché l'economia sia più importante della salute, ci mancherebbe, però senza l'economia non ci sono ospedali, non ci sono medici, non c'è lo Stato, non esiste, è fallito. Quindi l'economia deve essere salvaguardata allo stesso modo che la salute pubblica. Perché senza l'economia non riesce a garantire poi la salute pubblica. Intanto a Genova i pubblici ministeri indagano sui dati, ipotizzano che i dati magari forniti dalla regione allo Stato centrale magari non siano veritieri. E Giovanni Totti, il presidente della regione, si indigna e dice che è qualcosa di grottesco quello che sta succedendo. Intanto si riunisce la cabina di regia sul Covid e vengono analizzati i nuovi dati. Sapete che i dati hanno una cadenza settimanale. Venerdì, sabato escono quei nuovi dati, quei 21 criteri che sommati assegnano ad ogni regione un numero e secondo quel numero poi si entra, si esce o si sta in una fascia, quella gialla, arancione o rossa. Beh, il passaggio da un colore all'altro non è solo una questione cromatica, ma è una questione di inasprimento delle libertà, delle limitazioni delle libertà personali. Ma quali sono le regioni a rischio di entrare in zona rossa da domani? Beh, dopo questa cabina di regia, questa riunione, il Comitato Tecnico Scientifico deve decidere sulla base di criteri scientifici oggettivi che però nelle regioni non conoscono. Le regioni candidate a entrare nella zona arancione, se non addirittura facendo un balzo direttamente in quella rossa, perché non devi passare prima dal livello superiore, puoi saltarne anche due e dalla gialla passare alla rossa dove di fatti c'è il lockdown per i cittadini e la chiusura delle attività. Le regioni sono la Campania e la Liguria, che potrebbero balzare nell'arancione, se non addirittura nella rossa, ma ci sono dubbi anche su altre tre regioni, quattro, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio, quindi sei regioni potrebbero aggiungersi alle quattro e diventare già 10 regioni, cioè metà dell'Italia tra il lockdown e qualcosa di simile. Beh, la situazione della Campania è un po' paradossale: in zona gialla, la zona meno problematica, meno rischiosa, dove il virus è sotto controllo, ma De Magistris dice. La Campania la situazione è drammatica, bisogna chiudere subito, se non lo fa il governo dobbiamo chiudere noi. Ma lì c'è quella strana situazione di quel De Luca che sostiene il contrario di quello che fa il governo, l'eterno gioco di rimbalzo con il governo. Il governo dice chiudiamo e lui dice no, apriamo. Il governo dice apriamo e lui dice chiudiamo. Quindi quel De Luca, forse ha ragione De Magistris, è fuori controllo. Anche Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministero della Salute, dice per Napoli ci vorrebbe il lockdown, cioè la chiusura.
Ma Speranza dice: io ho la possibilità di intervenire su una regione, non su una provincia, su un comune. E quindi deve essere lì il presidente della regione o il sindaco del comune di Napoli in accordo con il presidente della regione a chiudere o no una zona. Ma lì evidentemente tra De Luca e De Magistris, De Luca presidente della regione, De Magistris sindaco di Napoli, evidentemente non c'è molto dialogo, anzi probabilmente c'è acredine tra i due. E Speranza dice che bisogna fare a Napoli quello che ha fatto Zingaretti a Latina. Questo è. Poi c'è in Liguria, dopo l'inserimento in fascia gialla, come dicevamo, la procura di Genova fa sapere che sta verificando se i dati inviati corrispondono alla realtà. Beh, il solo sospetto fa indignare Toti, che dice: è grottesco che qualcuno da Roma, per ripararsi dalle proprie responsabilità, metta in dubbio i nostri dati. In realtà non è qualcuno da Roma che mette in dubbio i dati, qui sono la magistratura nella sua autonomia sta verificando questo fatto, visto che in altre regioni sono stati già beccati che hanno comunicato al governo dei dati diversi per non finire magari in quella o in quella fascia. Beh, Boccia dice: chi esce dal perimetro delle ordinanze allargando le maglie avrà l'impugnazione degli atti in tempo reale. Il mio appello poi alla regione Calabria è di fermarsi di fronte al rigetto già avvenuto del ricorso contro il DPCM. Il TAR del Lazio è stato chiaro. Quindi vedremo che cosa succederà, quante regioni entreranno con restrizioni più forte. Con l'aumento dei contagi scoperti è improbabile che ci sia qualche regione che retrocede di fascia, anche perché entrare in una fascia è facile, c'è il dato ed entri. Uscirne poi devi fare 2 settimane consecutive con un dato migliore e non è facile per poterne uscire. Quindi chi entra in una zona arancione o rossa per 15 giorni non ne può uscire. In quei 15 giorni deve dimostrare di aver cambiato la situazione reale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e anche nell'altro canale che c'è in YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Se volete, tra meno di mezz'ora ci sarà un altro video. Arrivederci a tutti.